Ormai è diventata una tradizione, importante festival scrittori e giovani, per cui noi ringraziamo tutti coloro che da anni organizzano questo evento, in particolar modo il Centro Novarese di Studi Letterari, Interlinea, il Circolo dei Lettori, Lazzarelli e penso di non aver dimenticato nessun altro, no? Per cui quest'anno poi io do solo un flash, poi ovviamente il dottor Cicala ci illustrerà in modo analitico ed esemplare poi tutte queste iniziative. Do solo un flash. Quest'anno il tema si affronta un tema specifico poi che viene allargato, che è il tema delle frontiere, in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. E direi che questa è una cosa estremamente significativa. E per lo storico Eric Hobson, che è uno storico londinese, britannico, che direi studioso di questi argomenti, ovviamente questa data fatidica, che tra l'altro è proprio il 9 di novembre, no? 9 sì. Di novembre del 1989, e può essere considerata la fine del XX secolo, quindi una data storica importantissima, perché dopo 20 anni di oppressione comunista da parte della Deutsche Demokratische Republik, della DDR, finalmente i tedeschi hanno assaporato anche, ecco, il clima della libertà. Io sono stato un paio d'anni fa a Berlino e ho visto che del muro di Berlino sono rimaste veramente poche cose. Probabilmente, ecco, i tedeschi, abbattendo il muro di Berlino, hanno voluto in un certo qual modo, direi, dimenticare da questo punto di vista anche questa tragedia. Cioè, i tedeschi hanno avuto parecchie tragedie nell'ambito del XX secolo. L'ultima, direi, è stata quella che ha avuto, ecco, come, direi, come riuscita finale e storica, ecco, l'abbattimento di questo muro, che è proprio l'icona. Questo muro era proprio l'icona, insomma, della barbarie, delle divisioni e della negazione della libertà. Direi complimenti quindi di avere, ecco, di essere partito da questo discorso storico, per poi ovviamente estendere il discorso delle frontiere, quindi dell'abbattimento anche delle frontiere anche di tipo culturale, perché direi, penso che nessuno oggi contesti che la libertà è il bene supremo a cui dobbiamo sempre tendere. E in questa ottica qua, ovviamente, noi come amministrazione comunale, al di là, ecco, del patrocinio doveroso, perché gli elementi sono estremamente significativi. Poi i partecipanti sono, non ne cito nemmeno uno, perché sono di altissimo livello, ho visto di altissimo livello di qualsiasi, ecco, estrazione, sia culturale sia politica. Questa è una cosa molto importante, perché il confronto, direi, è una cosa importante, ed è un confronto che le giovani generazioni devono ovviamente, direi, approfondire. Scrittori giovani ne sono una esemplificazione, direi, lampante, concreta. Per cui grazie per questo evento, che dà lustro dal punto di vista culturale alla nostra città, e quindi noi speriamo, anzi siamo convinti, che questo evento diventerà proprio un evento storico negli anni, per cui che si inserisce appunto nella tradizione culturale della città di Novara. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito, sarò breve, poi lascio spazio alla presentazione vera e propria. Se non sbaglio, questa è la 13ª edizione, quindi è un evento che si è consolidato nel tempo,
che è garanzia anche di attenzione e di successo dell'iniziativa. In un momento in cui i giovani magari sono tutti concentrati sul telefono e sui social, è anche bello vedere che si riesce a riavvicinare il pubblico giovanile ai libri e ad avere degli incontri molto interessanti con degli autori di caratura di tutto rispetto. La provincia non poteva che sostenere l'iniziativa come aveva già fatto in passato, e cercheremo di essere anche presenti il più possibile a questa edizione. Vi auguriamo buon lavoro e soprattutto complimenti a tutti coloro i quali ogni volta si impegnano per realizzare un calendario di questo livello. Grazie. Grazie. Ringrazio naturalmente il Comune, ringrazio la Provincia, soprattutto per le parole l'assessore Iodice, perché per noi è importante sia l'anniversario che questo patto che stabiliamo con i giovani, perché la cosa fondamentale è questo, lo stabiliamo attraverso le parole degli scrittori. Una delle citazioni che abbiamo messo nella brochure che vi manderemo poi via mail come anteprima, ma abbiamo anticipato la conferenza stampa, quindi è ancora in stampa, è di uno degli scrittori che è stato uno dei primi consulenti del Festival Scrittori Giovani, Sebastiano Vassalli, che ha scritto: l'Europa oggi è un castello di confini sbagliati, ogni confine ha le sue ragioni che in realtà sono quasi sempre delle non ragioni, ogni confine, ogni frontiera è costata guerra, lacrime, sangue. Ecco, sicuramente rispetto a questo noi abbiamo dedicato questo festival alle frontiere, a 30 anni dal muro di Berlino, perché stiamo parlando, come l'anno scorso l'abbiamo dedicato al 68, stiamo parlando di qualcosa in cui i giovani storicamente hanno contato molto, e noi vorremmo che grazie alle parole degli scrittori i giovani di oggi possano essere stimolati a fare qualcosa per loro, per il prossimo, per le generazioni future. La cosa particolare del festival, vi darò soltanto alcuni spunti, perché poi il programma è tutto in cartella e ognuno di voi troverà i sentieri e gli interessi più propri anche ai lettori dei vostri media, ma entra in carcere, il festival entra in carcere, per noi è qualcosa di importante perché inizia proprio un rapporto molto particolare con la casa circondariale, ringrazio la direzione. E poi c'è questa unicità di questo festival all'interno di tutti i festival italiani, e cioè il donare libri agli studenti un mese prima che incontrino gli scrittori nelle proprie aule. È un grosso investimento di quasi un migliaio di libri che viene donato a tutte alle varie classi, e questo significa credere non tanto nell'incontro, non tanto nell'incontro effimero che spesso è caratteristico di molti festival, che è bello incontrare lo scrittore e basta. No, prima lo leggiamo, abbiamo il libro, ce lo facciamo dedicare, entriamo in rapporto materiale e immateriale con la sua opera e con la sua vita. Ecco, dal 14 al 30 novembre, come sempre la fine di novembre è il periodo in cui Novara diventa una delle capitali, piccole capitali della letteratura del nostro paese. Gli autori sono importanti, come è stato detto, come potete vedere, da Antonio Aslan a Malvaldi, alla Morazzoni, a Parks, a Fabio Volo, ed eventi che sono in tutta la provincia, e per questo il patrocinio della provincia è sempre molto importante, al di là del fatto che le scuole di riferimento sono le scuole superiori, quindi legate proprio allo specifico dell'amministrazione provinciale, ma arriviamo ad Arona con eventi anche a Vercelli e uno a Milano. Ma non solo incontri con gli autori, spettacoli, mostre, reading, uno in omaggio ad Alda Merini, poetessa amatissima anche dai giovani, musica, laboratorio e un gemellaggio particolare con Matera, capitale europea della cultura, che quest'anno è riuscita a mettere in pista tutta una serie di iniziative anche a favore dei giovani delle scuole, e ospiteremo nell'ultimo giorno del festival una mostra molto bella dedicata ai giovani di un grande fotografo che mette insieme Matera e Petra. Sarà alla Biblioteca Civica Negroni. Però non mancano, come ogni anno, i libri in testa alle classifiche, quest'anno tocca a una gran voglia di vivere di Fabio Volo, non mancano titoli selezionati ai maggiori premi dell'anno. Faccio solo riferimento a Laura Pariani con Il gioco di Santa Oca, premio selezione Campiello di quest'anno. Non mancano le novità, Marco Malvaldi, Marta Morazzoni, e non mancano i generi più vicini ai giovani, come il graphic novel.
quindi il romanzo a fumetti con Takua Ben Mohamed, e poi molte autrici, autori e autrici molto impegnati in tematiche legate ai confini, ma legate anche a problemi molto importanti. Pensiamo al genocidio armeno, come Antonia Aslan, Sioba Nash e Marshall, mettendo poi al centro quest'anno per la prima volta anche testi sulla scienza. Quindi scrittori, ma non solo di letteratura, ma anche di libri di scienza. Si va dall'astrofisica alle neuroscienze al DNA. Questo perché il libro deve diventare davvero un'occasione di incontro con la cultura per i giovani, non soltanto la letteratura o qualcosa che sa di programmi curricolari a tutti gli effetti. E in questo rapporto con le scuole, naturalmente, molto dobbiamo anche all'attività di sensibilizzazione e di coordinamento del provveditorato. Poi lascerò la parola anche a Gabriella Colla, che sempre segue il festival fin dalle prime edizioni. E poi abbiamo degli eventi serali particolari, dal primo con Neri Marco Re, quando c'era Gaber. Il festival partecipa offrendo una serie di biglietti a studenti, docenti e volontari legati un po' anche in qualche modo anche come premio all'edizione dell'anno scorso. Una serata al Damerini, come dicevo, insieme con la scuola di musica Dedalo, e infine un'originale serata al Broletto con Sorsi, come farsi una cultura alcolica tra citazioni letterarie, degustazioni e musica. Ecco, naturalmente non posso che ringraziare chi sostiene questo festival in maniera fortissima: la Regione Piemonte, la Fondazione CRT e naturalmente il Comune di Novara, tutti gli enti patrocinatori che sono indicati in cartella stampa, il Circolo Lettori Libreria Lazzarelli, con cui negli ultimi anni creiamo un comitato organizzatore. Purtroppo, come anticipavo prima, una serie di impegni non permettono né a Paola Turchelli né a Fabio La Giannella di essere qui oggi, e poi naturalmente tutta una serie di collaborazioni con enti del territorio. Ho citato prima la Scuola di Musica Dedalo, Teatro Faraggiana, Teatro Coccia, il Castello, ma anche l'ATL. L'ATL ci offre dei pacchetti, dei kit enogastronomici da omaggiare agli autori che ospitiamo, come biglietto da visita gustoso e non soltanto libresco del nostro territorio. E poi naturalmente l'assistenza di un gruppo di giovani volontari: sono i volontari del Centro Novaresi Studi Letterari, quelli legati all'attività della biblioteca, i giovedì letterari in biblioteca. Francesca Galli, Federica Rossi e Caterina Tognetti sono le tre volontarie che oggi sono presenti e che coordinano questo gruppo, che per noi è molto importante, perché significa anche promuovere la cultura attraverso la promozione anche di professionalità nuove, organizzazione culturale, attività editoriali, eccetera, all'interno di una serie di laboratori che noi offriamo, e poi a seconda delle richieste organizziamo lungo l'anno, che possono andare dal laboratorio, per esempio, di social media e per la realizzazione di quello che è al centro di un concorso con premi per le classi, concorso book trailer, cioè realizzare un book trailer sui libri al centro del concorso, piuttosto anche un corso di scrittura creativa per disabili in collaborazione con l'ANFAS. Ecco, rispetto all'ambito delle scuole, che è al centro del nostro progetto, lascerei la parola alla dottoressa Colle e poi a Federica Rossi, che sta seguendo il coordinamento delle scuole. Grazie dottor Cicala, grazie per questa bellissima iniziativa che ormai è diventato veramente un appuntamento annuale. L'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara patrocina sempre questa iniziativa, perché resta veramente ormai un momento fondamentale nella formazione dei nostri giovani. Quindi, come imparano le lingue straniere, c'è questa bellissima iniziativa che li porta vicinissimo alla letteratura, vicinissimo agli autori contemporanei. Inviteremo i nostri studenti non soltanto a leggere il libro, ma anche a interpretare il libro, studiare il libro, tirare fuori dal libro tutto quello che è possibile, ovvero sia anche riferimenti storici, riferimenti artistici. Noi come ufficio stiamo proprio elaborando un progetto di questo tipo con l'Istituto d'Arte d'Urbino. Siamo partiti da un testo e dal testo stiamo elaborando filmati, animazioni, convegni. Quindi veramente il libro resta la base per tantissime altre iniziative molto importanti per la formazione dei nostri ragazzi.
Grazie ancora a voi per queste bellissime iniziative, confidiamo che anche nel futuro potremo farne di analoghe, anche magari in vista dell'Expo di Dubai, in cui lo slogan è Beauty Connects People, e quindi quale migliore bellezza se non quella di leggere un libro. Due parole su appunto come le scuole entrino nel festival, quale sia il ruolo degli studenti, dei giovani, di cui fino adesso appunto abbiamo detto di voler tenere soprattutto in considerazione la voce, le opinioni, i pensieri. Allora, abbiamo parlato dei libri al centro, dei libri non solo come lettura, come connessione con gli autori. Questo perché? Perché noi distribuiamo alle scuole che danno la disponibilità a diventare sedi per ospitare gli autori che invitati da noi, distribuiamo una serie di copie in omaggio, come già detto, che vanno poi nelle classi. Diciamo ogni anno abbiamo una media di una cinquantina di classi che partecipano al festival. Partecipano come? Una volta arrivati in classe questi libri vengono appunto distribuiti, fatti circolare fra gli studenti che poi sono la parte centrale dell'incontro con l'autore, perché appunto si diceva non si tratta di semplici conferenze, non si tratta di un ascolto passivo, ma lo studente è chiamato ad avere un ruolo attivo, nel senso che le presentazioni e gli incontri sono strutturati in modo tale da lasciare il maggior spazio possibile ai ragazzi, i ragazzi che diciamo pongono domande, espongono le proprie considerazioni su quanto appena letto e seguiti ovviamente dai professori referenti che tra l'altro si dimostrano sempre molto disponibili e partecipano con grande entusiasmo, permettendoci anche di organizzare l'evento al meglio. Viene insomma a crearsi un'atmosfera di confronto, condivisione molto stimolante sia per il ragazzo che anche per l'autore, che appunto viene portato a confrontarsi con punti di vista magari più giovani, delle nuove generazioni, nuove interpretazioni del suo stesso romanzo. Quindi insomma c'è questa molteplicità di idee, di punti di vista che vengono a connettersi e confrontarsi, ed è molto importante soprattutto appunto come getto, come stimolo. Per quanto riguarda sempre le scuole, appunto un altro breve cenno al lavoro dei professori che comunque ogni anno si impegnano a tenere i rapporti con noi, a cercare di organizzare al meglio l'evento anche logisticamente e nel modo più diciamo accessibile al maggior numero di studenti dei propri istituti. Quindi insomma fino ad adesso è stata una realtà davvero molto importante e molto stimolante per le scuole di tutto il territorio, non solo novaresi ma anche della provincia. Ecco, tra l'altro qui abbiamo lasciato come al solito dei libri, alcuni dei libri che quest'anno sono entrati nelle scuole, e a seconda del vostro interesse sono anche per voi, se alcuni di voi appunto possono essere interessati a approfondirlo, leggere prima e poi partecipare all'incontro.